Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati col 35esimo appuntamento con la serie di Dragon Ball Super e quindi dopo aver visto per l'appunto il 35esimo episodio siamo prontissimi a discutere un pochino delle nostre opinioni. Quindi iniziate già a lasciare un bel commentino e iniziamo subito con la review. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati quindi con la squalifica di Frost revocata grazie all'intervento di Vegeta e quindi con il prossimo scontro che appunto vedrà come combattenti contro Vegeta e appunto Frost. Prima di iniziare però il combattimento, Frost comunque ci fa capire che la tecnica che aveva utilizzato per stordire sia Goku che Piccolo, anche secondo lui è ritenuta come una tecnica scorretta e quindi anche secondo lui stava barando durante il torneo. Però detto questo, inizia quindi il combattimento fra Vegeta e Frost, con Vegeta, raga, che con un singolo pugno conclude subito la pratica, anche se secondo me il pugno poteva essere reso molto molto meglio. È stato reso non benissimo, c'è stata poca suspense, poco tempo, non lo so, è stato, cioè, in un nulla davvero, raga, l'ha fatto fuori. E il fatto che comunque mi riferisco alla resa del pugno, che sinceramente avrei desiderato un pochino meglio, è perché, raga, il pugno mi è sembrato troppo, non lo so, di legno, non saprei come dirvi, raga. Comunque come animazione non mi è piaciuta molto alla fine. Quindi una volta per tutte conclusa la pratica inerente Frost, troviamo dall'altra parte Bills che riesce a trovare la puntura sul corpo di Goku e quindi riesce a dimostrare che è stato anche lui stordito dal lago di Frost e che quindi bisogna revocare la squalifica. E quindi già da qui possiamo dire che Goku era stato effettivamente eliminato dal torneo, però grazie quindi alla prova della puntura sul suo corpo è stato quindi, cioè, gli è stata revocata la squalifica e quindi è rientrato di diritto fra i combattenti del torneo. E quindi per il momento abbiamo una situazione di parità a livello di combattenti. Infatti per la squadra dell'universo 7 abbiamo ancora in gioco Vegeta, Goku e Monaka, mentre per la squadra dell'universo 6 abbiamo in gioco Hit, Magetta e Kabe. Prima di passare però al prossimo combattimento che vedrà Vegeta e Magetta affrontarsi, c'è una piccola scena in cui Bills ci fa capire che comunque Monaka nasconde un segreto. E questo ovviamente lo immaginavamo tutti. Però non vuole nemmeno far scoprire il segreto di Monaka a Goku e tutti gli altri. Poi si parla anche della meditazione, infatti sembra che Monaka quando sta meditando non deve essere disturbato da nessuno, altrimenti è capace di farlo fuori in un solo colpo, come ad esempio può far fuori anche un pianeta. E quindi detto questo, inizia la seconda parte con una nuova regola aggiunta al torneo, in cui in pratica prevede una barriera attorno al ring in cui il combattente, qualunque sia del sesto universo o del settimo universo, che tocca la barriera viene immediatamente squalificato. E questa è stata una mossa astuta da parte di Vados e Champa in vista del combattimento che ci sarà fra Vegeta e Magetta. Però prima di questo c'è un'altra scena in cui in pratica si vede Frost che cerca di rubare il tesoro e una specie di cupola appartenente Champa, ma viene fermato comunque da Hit, che sembra essere molto molto interessato alla cupola di Champa e che quindi la vuole come premio, credo si sia capito così, la vuole come premio dopo il torneo. E regà, fa una mossa pazzesca ai danni di Frost che lo devasta completamente, non si capisce cosa gli fa alla fine, però regà, è davvero di un... secondo me Hit è davvero un personaggio che nasconde qualcosa di assurdo, un pochino come Monaka potrebbe essere. Ma Hit, raga, lo vedo davvero un personaggione secondo me. Addirittura viene chiamato da Frost il leggendario Hit, quindi nasconderà sicuramente qualche storia e qualche potere davvero fuori dal normale. Quindi detto questo, passiamo al combattimento fra Vegeta e Magetta, in cui scopriamo che Magetta fa parte di una razza che viene chiamata Metalman, che sembra comunque che sul settimo universo non esista. E quindi da qui possiamo trarre ben poco. Infatti traiamo che la saliva di Magetta è fatta completamente di lava e che quindi non c'è molto da dire, e che Magetta ha uno stranissimo modo di combattimento. Sembra comunque essere resistentissimo ai danni, infatti raga, subisce una serie di calci da parte di Vegeta sulla testa e non si fa praticamente nulla, e sembra essere comunque abbastanza lento come personaggio, però molto molto forte. E quindi detto questo non c'è molt'altro da dire. Infatti la puntata termina e passiamo quindi alle anticipazioni, in cui vediamo una stranissima tecnica da parte di Magetta che rende praticamente tutta la barriera attorno al ring incandescente, quindi raga fa salire credo la temperatura
a temperature appunto insostenibili, e si vede per l'appunto anche la fatica da parte di Vegeta a sostenere quelle temperature. Ma comunque, sempre durante le anticipazioni, vediamo Vegeta che si sta preparando ad eseguire una tecnica che io credo sia il lampo finale, con Goku che gli dice che non può assolutamente eseguire quella tecnica. Quindi bisogna vedere un pochino di che tecnica si tratta. Secondo me è il lampo finale, o magari un lampo finale ancora più potenziato. Comunque bisognerà vedere tutto nel prossimo episodio. Prima di concludere però con l'episodio, direi che è arrivato il momento di andare a vedere un pochino i dati riguardo il sondaggio che avviai l'altro sabato. Infatti, nella prima domanda in cui vi chiesi se la squalifica di Frost era giusta o meno, il 73,4% mi avete risposto che la squalifica è giusta, mentre il 26,6% ovviamente mi avete detto che la squalifica non era giusta. Mentre per quanto riguarda l'altra domanda, e cioè se Goku sia stato effettivamente eliminato o no dal torneo, il 26,6% mi avete detto che sì, Goku è stato effettivamente eliminato dal torneo, mentre il 73,4% mi avete detto che Goku non è stato eliminato dal torneo. Detto questo, all'interno dell'episodio scopriamo quindi che la squalifica di Frost era quindi giusta, perché lo ammette anche lui, e che l'eliminazione di Goku quindi c'era stata, anche se comunque gli è stata revocata. Quindi ragazzi, io direi che per oggi possa bastare qui. Ovviamente vi ringrazio ancora una volta per l'enorme supporto che avete dato al sondaggio di Dragon Ball Super, perché raga, sono arrivati davvero tantissimi commenti e vi ringrazio ancora una volta per questo, anche se già ve l'ho detto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare assolutamente un commento per farmi sapere le vostre opinioni su questo episodio che a me, vi ripeto, è piaciuto davvero tantissimo, anche per quanto riguarda i disegni, e quindi noi possiamo darci appuntamento come al solito ad un prossimo video.